Buongiorno, io innanzitutto porto i saluti del sovrintendente, il dottor Luigi Mannati, che purtroppo era stato convocato a Roma e quindi non ha potuto partecipare, e, anche se ha seguito diciamo, tutte le varie attività che sono state propedeutiche alla realizzazione anche di questo, per quest'anno del Festival. E come ha detto l'assessore, quest'anno appunto è il tema principale il cibo, e la sovrintendenza ha aderito alla idea che è nata dal Museo Civico e dall'assessorato di focalizzare quelle che erano le tematiche legate al cibo, all'alimentazione, alla preparazione dei cibi, alla mensa in generale, attraverso il materiale che era già esposto al Museo Civico, dove, come giustamente ha osservato l'assessore, una buona parte del museo è proprio dedicata all'archeologia. E si è quindi, in collaborazione con il museo, si è cercato di trovare un filo conduttore all'interno delle sale espositive di quanto è esposto al museo, per individuare dei momenti salienti che possono essere in qualche modo ricondotti al tema generale. E non riuscendo a prendere in esame tutto quanto, però partendo dalle prime informazioni che abbiamo, e quindi legate alla civiltà villanoviana, e seguendo l'età più recente, il percorso stesso del museo, individuando appunto dei momenti particolari, sia legati alla mensa, quindi a quello, al convivio, a quello che si esprimeva attraverso la convivialità, sia anche la preparazione dei cibi, quindi i materiali, gli oggetti, i beni che venivano utilizzati, sia anche la produzione stessa degli oggetti che poi servivano a contenere gli alimenti o ad essere esposti in tavola. Quindi un po' uno sguardo a tutto campo, però focalizzando individuando dei particolari spunti. In questo percorso si è in qualche modo voluto accennare non soltanto alla parte della convivialità e quindi del cibo legato alla vita, ma anche il cibo legato agli aspetti funerari. E quindi sono stati individuati due momenti, soprattutto il momento della fase villanoviana ed etrusca e la fase romana, dove in realtà anche nella vita, non solo nella vita quotidiana il cibo era importante, ma anche nell'aspetto funerario. E quindi si è voluto mettere insieme, paragonare queste due situazioni, questi due momenti legati al cibo. E un percorso appunto all'interno del percorso museale. Questo è la parte più legata al cibo, quindi agli alimenti, come diceva l'assessore. Poi il festival vede anche degli altri momenti legati all'archeologia, che non sono proprio riconducibili al cibo, ma che mettono in evidenza tutta una serie di altri aspetti, che sono attività che sono state realizzate in collaborazione con l'IPC soprattutto, e legate ai progetti di AMO e di AMO beni culturali, sia e mi riferisco alle, poi ne parleranno meglio altri che verranno per me, sia all'ultimo progetto che ha vinto, che è di Ponte in Ponte, dove è stato inserito anche un momento di focalizzato sul Ponte di Tiberio, dove da anni, al lato del Ponte di Tiberio, ci sono una serie di
elementi architettonici che provengono dagli scavi realizzati dalla soprintendenza e che si intende in qualche modo ripulire per poi, insieme a, sempre all'assessorato della cultura e al comune di Rimini, si vuole riqualificare. E quindi gli studenti del liceo, Valgimigli e Giulio Cesare, faranno anche, inizieranno questa pulitura di questi resti architettonici. E poi altri, come il bellissimo concorso che si è svolto, si chiude, che verrà, sarà oggetto di premiazione a seguito del restauro delle stele di Ignazio Aquino e altre piccole cose. Quindi direi che anche quest'anno la collaborazione fra enti ha portato e porterà un ottimo risultato, dove l'archeologia vede a uno spazio insieme ad altri aspetti. Grazie. Grazie a lei.